Ma non in Libia non si riescono a fare lì? Come abbiamo fatto nel 2011, si possono fare in Tunisia, si possono fare in Egitto, si possono fare in tantissimi territori, anche il centro dell'Africa, perché queste persone non è che compaiono in Libia e in Libia salgono su dei barconi, fanno dei lunghi percorsi, per cui bisogna riuscire a fare i campi profughi, a fermare questi percorsi, riuscire a identificarli là e far venire ovviamente qui le persone che scappano dalla guerra. I migranti economici noi non possiamo farli venire tutti qua, è quello che vediamo a Abano, ma vediamo in tantissime città, è la tensione sociale che si sta scatenando per un problema esistente, un problema che c'è. Agli immigrati che stanno arrivando comunque gli vengono date una serie di servizi che molti italiani non riescono più a accedere, ma questo non è che è populismo come qualcuno cerca di dire, Renzi ora sento perché sta trasformando il referendum di dicembre ormai contro i populisti, perché si vince il no vincono i populisti, qui c'è un problema, è un problema reale, ma io penso che anche lei che fa il giornalista, chiunque fa il giornalista si rende conto che ci sono una serie di servizi a cui gli italiani non riescono più a cedere, poi si trovano dall'altra parte persone che non fuggono da una guerra, ma persone magari che cercano qua sicuramente uno stato di vita diverso da quello vivendo dal paese da dove vengono. Però vedono che a questi magari gli viene dato da mangiare, da vestire, un posto dove dormire, gli vengono trovati dei lavori socialmente utili da fare. Ovvio è che si alza la tensione sociale.